Il dottor Patrizio Mazza è candidato al Consiglio regionale pugliese con la lista La Puglia Domani, Fitto presidente. E allora, dottor Mazza, le ragioni per cui lei sostiene il candidato governatore Raffaele Fitto? Il sostegno a Fitto è un qualcosa che parte da lontano, fin da quando ci fu il primo approccio, diciamo, anche sugli ospedali, per riorganizzare gli ospedali, dove lui non ebbe diciamo, la comprensione che forse necessitava allora, ed era finalizzata a cercare di dare una missione negli ospedali. Io parlo per me, da medico, da colui che appunto si è occupato di medicina. Oggi ritengo che questo concetto vada ripreso fortemente, di dare una propria missione a ciascun ospedale, in maniera che la gente sappia che in quell'ospedale trova quella cosa e la trova in maniera estensiva per tutto ciò che riguarda le problematiche inerenti a quel problema. Noi siamo qui a Mottola, avete lo sfondo di Mottola. Mottola c'ha un ospedale, nasceva tempo fa per una missione di essere una struttura riabilitativa. C'è tanto bisogno di questo, perché l'età avanza, i pazienti anziani hanno più bisogno, e questo, diciamo, è un esempio di missione che si possa fare su un ospedale che era nato per questo, quindi anche con delle strutturazioni all'interno, tipo la piscina o altre cose che potevano andare in questa direzione. Riprendere questo concetto è fondamentale, diciamo, sul piano assistenziale, in un contesto di popolazione che avanza di età e che in qualche modo, con la questione del Covid, ha mostrato un po', diciamo così, i lati deboli, facendo sì che le persone più deboli avessero meno risposte, diciamo, di quello che è, diciamo, è stato il Covid medesimo, che lì fortunatamente non abbiamo avuto grossi problemi, ma i problemi li abbiamo visti in coloro che sono rimasti indietro per questa situazione, e questo non deve succedere.